Resta un mistero il perché il 19enne sloveno Jakob Cerar abbia deciso di attraversare quel tratto di strada pericolosissimo e per di più al buio. Una grave imprudenza che purtroppo gli è costata la vita. Il tragico incidente si è consumato a 200 metri dal confine con la Slovenia di Rabugliese ieri sera in territorio italiano, poco prima dell'imbocco del raccordo autostradale che porta alla Cotisce. Una vettura slovena con al volante un 51enne, subito dopo aver fatto ingresso in territorio italiano, si è trovato di fronte al ragazzo che attraversava la strada da sinistra a destra della carreggiata. Il conducente non ha nemmeno visto il pedone, accorgendosi di averlo investito solo dopo aver sentito il forte colpo sull'avantreno. L'uomo, in evidente stato di shock, ha allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per lui. ANAS e Polizia Stradale hanno dovuto tribolare anche per risalire all'identità del giovane, visto che non aveva documenti con sé. L'automobilista, che ha riportato anch'esso alcune ferite non gravi, è indagato per omicidio stradale in attesa che gli inquirenti valutino le sue effettive responsabilità. Sempre alla magistratura spetta la decisione sulla necessarietà o meno dell'autopsia sul corpo della vittima.